Buongiorno a tutti e ben ritrovati per questo nostro quarto appuntamento con gli Hyperspectral Web Café, un'iniziativa che insieme ad ANSI abbiamo voluto sviluppare per far comprendere a tutta la nostra comunità il valore dei dati di una missione così importante come Prisma, che ricordiamo ancora una volta una missione iperspettrale. Oggi abbiamo con noi un ospite d'eccezione, Maria Fabrizia Buongiorno, direttore tecnologo dell'INGV. Buongiorno Fabrizia. Buongiorno a tutti quanti. E Fabrizia ha una lunga carriera nell'ambito dell'osservazione della Terra ed anche in particolare nell'ambito dell'analisi spettrale. Come dicevo, è direttore all'interno dell'INGV e inoltre coordinatrice del Centro per l'osservazione della Terra dallo spazio, chiaramente in merito al rischio vulcanico. Oggi quindi cercheremo insieme a Fabrizia di capire come si inquadra la missione Prisma nel panorama delle missioni di osservazione della Terra, sia storicamente, diciamo nel passato, da dove nasce, come si è arrivati poi a lanciare una missione così importante come Prisma, sia quello che sarà il panorama delle missioni future. E inoltre daremo spazio, ancora una volta, grazie a Fabrizia, ad una delle applicazioni possibili, che chiaramente è quella dell'analisi del rischio vulcanico. E ricordiamo l'Italia, correggimi Fabrizio se sbaglio, è probabilmente l'unica nazione in Europa ad avere tre vulcani sostanzialmente attivi o quasi, diciamo. E quindi diciamo, dobbiamo essere sempre allerta, insomma, per monitorare questo tipo di rischio. Ancora buongiorno Fabrizia, se ci puoi quindi cominciare a spiegare un po' quello che è stato il panorama delle missioni di osservazione a terra in cui poi è venuta a svilupparsi anche Prisma. Allora, buongiorno, grazie Cristoforo per la introduzione. Buongiorno a tutti. Bene, le missioni iperspettrali sono iniziate come analisi sicuramente diversi anni fa, parliamo di metà degli anni Ottanta, in cui sono cominciate le prime sviluppi anche tecnologici di questo tipo di sensori che si chiamano spettrometri ad immagine. Dal punto di vista delle missioni spaziali, la prima in assoluto è stata quella della NASA sulla piattaforma EU-1 chiamata Hyperion, che è abbastanza conosciuta. È stato il precursore spaziale che ha consentito moltissimi ricercatori e anche users a familiarizzare con questo tipo di dato. Poi, naturalmente, sono cominciati gli studi di molte altre missioni da diverse agenzie spaziali, compresa naturalmente la nostra agenzia spaziale. Abbiamo in questo momento quindi in orbita c'è solamente il Prisma, che è la missione appunto italiana, e alcune missioni più piccole che sono sulla Stazione Spaziale Internazionale. Una missione è stata lanciata dal VLAR, che si chiama DESI, un'altra missione è stata lanciata dai giapponesi, che si chiama ISUI, e ce ne sarà presto un'altra che verrà lanciata sempre dagli Stati Uniti. Quindi il mondo iperspettrale delle missioni iperspettrali sta diventando sempre più grande. Naturalmente l'esperienza e tutta la storia passata si è basata anche molto sui sistemi aerei che hanno permesso sia di sviluppare la tecnologia, sia di sviluppare gli algoritmi e tutto quanto è necessario per poi utilizzare questi dati. E vorrei in questo caso ricordare che anche qui l'Italia è stato un precursore perché il sensore aereo MIVIS del CNR è stato costruito in America sulle nostre specifiche e ha funzionato per tantissimi anni e quindi ha permesso a tantissimi ricercatori di capire, di sviluppare applicazioni. Quindi anche in questo caso un'eccellenza italiana, E sia anche questa è dal lato. stata un siamo stati pionieri in questo senso, quindi secondo me è molto importante. Naturalmente ora abbiamo questo grande successo di Prisma che già prelude a nuovi sviluppi anche da parte dell'Italia verso nuove insomma, Prisma Second Generation e Shalom. A livello europeo, naturalmente ci tengo a ricordare, è in studio la missione CIME, che è sempre un'iperspettrale e che simile a Prisma e quindi non sappiamo ancora se questo verrà realizzato, ma si pensa che nei prossimi anni comunque ci saranno altri sensori iperspettrali e questo potrà favorire la creazione di costellazioni virtuali, che
che potranno permettere di aumentare il tempo di rivisita di questi, di questo tipo di sensori. Chime diventerà una sentinella. Quindi Chime dovrebbe essere una sentinella delle nuova, diciamo, di nuova generazione, e lo studio è già abbastanza avanzato, soprattutto proprio per quello che riguarda i requisiti osservativi espressi dagli utenti a livello europeo. Anche qui l'Italia ha una leadership, perché è leader dello user forum di Copernicus, che esprime i requisiti non solo per le missioni iperspettrali, ma per molte altre missioni, sia nel campo ottico che nel campo SAR. Quindi vorrei solo, come dire, con orgoglio sottolineare che l'Italia in questo campo, grazie a tanti ricercatori, ma anche a tutte le industrie del settore italiano, hanno in tutti questi anni creduto in questo tipo di missioni. Cioè, posso così raccontarvi un piccolo aneddoto proprio per quello che riguarda la storia di Prisma. Io ero già all'Istituto Nazionale di Geofisica, parliamo di fine anni 90, venne da me l'allora responsabile di Earth Observation dell'ASI e mi disse: ma perché non pensiamo a una missione iperspettrale? E naturalmente io, che avevo già lavorato con la NASA, soprattutto per appunto le per Hyperion e anche per quelle precedenti sulle missioni aeree, gli dissi: ma assolutamente sì. E chiaramente era già cominciata, come dire, la parte embrionale di Prisma, che era Ipseo, e cominciamo quella esperienza. Io feci da supporto all'ASI per la prima parte, poi divenne, da Ipseo si passò a JHM, che era una missione iperspettrale e termica insieme all'Agenzia Spaziale Canadese, e dopo questo studio arrivò Prisma. Quindi insomma mi ricordo ancora quel giorno. Sono passati parecchi anni, diciamo, da quel giorno effettivamente. E questo sta a significare la complessità poi delle, appunto, di missioni di osservazione della Terra, e in particolare di missioni iperspettrali, tant'è che Prisma è ancora un unicum attualmente, diciamo, dopo Hyperion è un unicum nello spazio. E, senti, ho dimenticato di dire che tu sei anche, fai parte dei Mission Advisory Group, cioè quei gruppi che cercano di capire come deve funzionare una missione e come farla funzionare anche. In particolare attualmente fai parte del PAGE, che sarebbe il Prisma Advisory Group, e ci sono delle attività in cui siete, diciamo, normalmente coinvolti, operativamente coinvolti. Vuoi dirci qualcosa in merito a questo tipo di attività che fate, non voglio dire quotidianamente, ma con ricorrenza, insomma? Sì, grazie Cristoforo. In effetti l'ASI, quando la missione Prisma è arrivata nel suo stato di attuazione, ha creato un advisory board che si chiama il PAGE, dove ha chiamato diversi esperti dalle università e dai centri di ricerca, e il nostro compito essenzialmente è quello di seguire lo sviluppo e le attività della missione, controllare le fasi di calibrazione e naturalmente aiutare l'ASI anche a diffondere la conoscenza sul dato Prisma. Una cosa importante che vorrei ricordare a tutti, perché naturalmente tutti possono accedere ora ai dati Prisma, è che il PAGE, durante la fase di commissioning, ha praticamente sviluppato la missione di background, ossia delle zone che vengono periodicamente acquisite da Prisma, non solo sul territorio italiano, in tutto il mondo. Perché è importante? Perché naturalmente questi dati li trovate già nell'archivio, e sono dati molto spesso in aree che sono utili per le calibrazioni. Sono quei zone che sono omogenee, che vengono chiamati PIPS e sono inseriti nel sistema internazionale che si chiama RADCALNET. Quindi chi poi deve anche analizzare e valutare la calibrazione si può servire di questi siti. Poi naturalmente ce ne sono tantissimi altri in Italia per diverse applicazioni, quindi quello è stato un passaggio importante. L'altra cosa che il PAGE sta seguendo è quella di mettere a disposizione di tutta la comunità gli algoritmi e le procedure che hanno creato i dati, i prodotti di Prisma. Assolutamente questo lavoro va fatto in cooperazione
proprio con Planetech e con Leonardo, che sono le industrie che hanno seguito sia lo sviluppo del sistema, sia i vari processori che generano i dati. Quindi, insomma, è un lavoro abbastanza complesso, ma soprattutto che abbraccia molte attività. Il nostro desiderio, naturalmente, e sono molto grata per questi web caffè su Prisma, perché non abbiamo potuto ancora fare un grande workshop internazionale per presentare meglio tutti i dati di Prisma, però è uno degli obiettivi del PAGE. Dobbiamo in questo momento naturalmente lavorare invece in questo senso, utilizzando tutti i canali che abbiamo. Però naturalmente se il nostro supporto all'ASI è abbastanza continuo. Ricordava Alessandro Coletta al primo Web Café che comunque sembra che la background mission sia assolutamente ben fatta, perché comunque la maggior parte delle richieste da parte degli utenti attuali ricadono in zone che sono monitorate anche grazie alla background mission, quindi insomma state facendo un ottimo lavoro. Se volevi aggiungere qualche elemento in merito alla collaborazione, se ho anche che hai qualche immagine magari da far vedere, sì, qualcosa di particolare. Ho una immagine che riguarda le calibrazioni radiometriche che sono svolte essenzialmente dalla Leonardo, perché per calibrare bene un sensore naturalmente l'attività deve essere svolta da chi conosce in dettaglio. Certo. Come è costruito lo strumento. Naturalmente noi come PAGE li seguiamo per capire il flusso di attività e quindi essere in grado di capire se le calibrazioni generate sono adeguate. Naturalmente è stato un gran lavoro che è stato fatto dalla Leonardo, ma anche appunto da Planetech. Nel caso dei sensori iperspettrali si hanno sia dei sistemi a bordo per calibrare, quindi delle lampade calibrate e altri dispositivi, ma essenzialmente si usano quelli che si chiamano i siti vicari, cioè si fa in modo di passare su un sito che viene strumentato, vuol dire che vengono prese misure degli aerosol presenti, di tutti i parametri atmosferici, della riflettanza effettiva di questa superficie omogenea, che si ricrea il dato all'altezza del satellite e si verificano i risultati rispetto a quello che poi misura il sensore per vedere se ci sono variazioni o ci sono delle difformità. A questo punto si è in grado di dire che la calibrazione radiometrica è nei valori nominali, nel questo caso del 5% come era previsto, e devo dire che le calibrazioni sono soddisfacenti. Naturalmente c'è da lavorare, soprattutto perché parliamo di un sensore iperspettrale, significa che questo il numero di bande copre tutto lo spettro e copre anche dove ci sono delle zone di segnale in cui c'è un assorbimento da parte dell'atmosfera, soprattutto per quello che riguarda il vapor d'acqua. Sono quei settori che vedete in questa slide segnalati dalle frecce rosse. In queste aree naturalmente il segnale è molto debole e quindi la calibrazione è anche più complicata. Anche lì sono stati fatti delle analisi, si è arrivati a dei dati di calibrazione con delle interpolazioni e va controllato e sarà controllato poi nelle fasi successive da tutti i vari gruppi che partecipano all'analisi della calibrazione dello strumento, se sono soddisfacenti in queste aree in cui il segnale è basso. Ma in generale la calibrazione, dicevo, è buona, siamo nell'ordine appunto di una variazione dentro il 5%. Personalmente ritengo la calibrazione fondamentale per una missione come Prisma. Volevo capire con te, secondo te possiamo dire che senza la calibrazione avremo solo delle belle fotografie, magari in diversi spettri, ma senza alcun valore fisico che possa essere estratto da queste fotografie? Assolutamente sì, un sensore iperspettrale, come dicevo, si chiamano spettrometri ad immagine, serve per fare la spettroscopia delle superfici, ma anche magari del segnale acquisito in atmosfera, quindi per vedere delle componenti che sono in atmosfera o gli aerosol emessi da sorgenti o comunque distribuiti in atmosfera. Se non siamo in grado di trasformare il dato primario, che è un digital number, come si chiama in inglese, in valori fisici, cioè in radianza,
che da quel parametro iniziale, cioè dalla radianza che si ottiene solo dopo la calibrazione, si possono poi ricavare tutte le altre informazioni, e quindi la calibrazione radiometrica è fondamentale. Poi naturalmente ci sono anche la calibrazione geometrica e altre cose che vanno tenute conto, ma se il valore del dato non è realistico, l'analisi successiva o non è possibile o è sbagliata. Quindi è una di quelle azioni che anche noi come Page incitiamo l'ASI a investire su questo, quindi a investire su chi lo fa, investire eventualmente in siti di calibrazione vicaria che sono molto importanti. Devono essere siti molto omogenei, in genere sono deserti o cose simili, perché devono avere un'alta omogeneità di superficie. Un'altra, chiudo questa breve discussione sulla calibrazione, un altro confronto è quello che si fa con l'irradianza solare, cioè vedendo come Prisma misura l'irradianza solare. Dato che l'irradianza solare viene misurata, ci sono molte informazioni ed è molto preciso l'analisi che si fa, si può utilizzare anche questo modo per capire lo stato di calibrazione. Qui non è riportato, un altro sistema è quello di guardare la riflettanza lunare invece, e naturalmente serve una manovra specifica di Prisma, del sensore, però è anche questa possibile. L'insieme di tutti questi sistemi permettono di capire se la calibrazione è ottimale. Senti Fabrizia, tu sei all'interno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, no? Quindi dirigi una serie di attività collegate al rischio vulcanico, che chiaramente rappresentano anche il core delle tue attività. Pertanto, puoi cominciare a illustrarci quelle che sono le possibilità che Prisma sta offrendo al vostro istituto, ma in generale al mondo dei rischi, relativamente poi al rischio vulcanico? Cosa in più, quali sono le informazioni utili per poter creare poi quelle che noi chiamiamo applicazioni relativamente a quest'ambito? Oh, certamente, naturalmente sì, io lavoro all'Istituto Nazionale di Geofisica, naturalmente la mia specializzazione è soprattutto sui sistemi di osservazione, quindi gli iperspettrali per prima e poi naturalmente anche i sensori nell'infrarosso, io mi occupo di sensori ottici. Le applicazioni vulcaniche sono state un po' il mio primo, come dire, interesse scientifico applicativo. Naturalmente viene giù a degli osservatori specifici, ricordo abbiamo l'osservatorio Vesuviano, soprattutto l'osservatorio Etneo, dove lavorano tanti ricercatori che utilizzano tanti tipi di dati, però l'osservazione satellitare sta diventando sempre di più un tool per il monitoraggio di vulcanico, ma anche di altri rischi che presenti sulla Terra, sui cambiamenti climatici. Quindi sì, vi faccio un breve presentazione su quello che può fare Prisma per supportare il monitoraggio di questi dell'attività vulcanica, essenzialmente considerando che in Italia ce ne sono diverse. Metto questa prima slide per farvi capire che il sistema ormai considerato dalle protezioni civili, soprattutto a livello non solo nazionale, è quella di capire quali sono le varie fasi del rischio per diverse tipologie, ma naturalmente queste fasi si ripetono uguali per tutti i rischi. Quindi c'è una parte di prevention, cioè di capire i precursori, per esempio se parliamo di attività vulcanica c'è una fase di preparedness, che vuol dire essere pronti a intervenire, poi c'è una fase di risposta, quindi nella parte di crisi, e poi c'è quello che è il recovery, quindi l'analisi di quello che è successo. Il Prisma, secondo la mia visione, essendo uno strumento che ha molte capacità di misurare dei parametri fisici o chimici, si può dare un forte contributo soprattutto sulla parte di knowledge and prevention, quindi c'è la parte di preparazione, di capire quali sono i fenomeni che potrebbero, in questo caso se parliamo del vulcanico, portare a un'eruzione. Quindi io ho un po' interpretato, ho fatto questa, diciamo, analisi, che quella parte
tratte in giallo sono le zone di coperte dalle applicazioni o dai dati di Prisma e dei sensori simili. Ora, parlando proprio di vulcani, come sappiamo, questi sono distribuiti su tutta la superficie terrestre, soprattutto in prossimità, come si vede dalla figura, delle zone di connessione tra le varie placche tettoniche. In Italia siamo in una zona complessa da questo punto di vista e sappiamo che abbiamo molti vulcani attivi, in realtà più di quelli che siano conosciuti, cioè l'Etna, il Vesuvio, Campi Flegrei e le isole Eolie. In realtà abbiamo poi i vulcani antichi, un po' più antichi, che sono considerati spenti nella zona toscana, Alto Lazio, ma per esempio i Colli Albani, dove io anzi abito, sono ancora considerati un vulcano attivo. E poi naturalmente ci sono tutti quelli sottomarini, quindi insomma abbiamo, da quel punto di vista siamo molto, siamo al primo posto. Poi in Europa naturalmente c'è l'Islanda, che ha tanti vulcani, però è poco abitata, e abbiamo le Canarie e le Azzorre. Comunque, tornando ai nostri prodotti di Prisma, ecco, il rischio vulcanico diviso in questa parte precursori, la parte di crisi, cioè di eruzione in corso, e la post-eruzione, prevede una serie di dati, di possibili misure che Prisma ci può fornire. Prima di tutto l'analisi dei materiali superficiali. Dopodiché, se passiamo all'eruzione in corso, di nuovo il dato di iperspettrale, soprattutto nei canali che vanno verso, diciamo, l'infrarosso vicino, quello che si chiama short wave infrared, quindi da 1,5 micron a 2,5 micron, ci permette di vedere la temperatura delle lave, che sono a 800-1000 gradi. Nella post-eruzione, di nuovo, possiamo rifare mappe di dove si è impostata la colata e possiamo naturalmente rivedere i livelli di gas. Come metto nella descrizione, ci servono un po' tutti i canali, ma una particolarità di Prisma, che adesso non avevo prima sottolineato: Prisma ha un pancromatico a 5 metri, mentre l'iperspettrale a 30 metri. La fusione di questi due ci permettono in effetti di vedere bene le colate, se no con 30 metri di risoluzione le colate sono lunghe ma sono strette, quindi sarebbe difficile vederle. Prisma c'ha questa marcia in più ed è importante. Io ora vi faccio vedere un po' una carrellata veloce di queste applicazioni, per farvi un'idea di quello che vediamo con questo tipo di sensore. Ho alcune immagini di Prisma, altre di sensori iperspettrali come i Perion presi negli anni passati. Parlando delle applicazioni che riguardano l'analisi della temperatura delle lave vulcaniche, il sensore appunto misura dall'alto, dallo spazio, un campo di lava. La colata di lava è molto calda, possono arrivare anche fino a 1200 gradi. Questo tipo di temperatura è analizzabile anche da un sensore come Prisma, il quale infatti per temperature di diverso livello può misurare radianze relative a questi campi lavici. E quindi nelle applicazioni effettive verso la protezione civile sono utilissime per capire lo sviluppo, dove si andranno a fermare queste colate. Questa è un'altra immagine che invece ci mostra Stromboli. Questa è proprio recente, un'immagine proprio di Prisma, è stata acquisita l'anno scorso quando c'è stata una forte attività eruttiva ed esplosiva di Stromboli, e qui si vede appunto il campo lavico che è stato emesso, e nell'altra immagine che abbiamo cominciato a elaborare in realtà sono dei sistemi che permettono proprio di fare la perimetrazione della zona a temperature elevate, quindi della colata, e quindi anche qui Prisma ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza. Quando invece andiamo a parlare di emissione di gas, ecco, qui c'è una bella foto dell'Etna che emette un grande pennacchio di fumo, e questo pennacchio c'è anche quando non abbiamo proprio la fase attiva, quindi lo emette in continuamente. Cosa c'è in questi plume, come si chiamano, plume vulcanici? Ci sono tanti tipi di elementi, di gas diversi, soprattutto vapor d'acqua, CO2 e SO2. CO2 e SO2 per noi sono i più importanti perché, come vedete un pochetto dal disegno che c'è sulla destra, il magma che risale si porta questi gas, e secondo della concentrazione possiamo sapere lo stato della risalita del magma, quindi sono molto importanti.
E qui di nuovo ci aiuta Prisma. Ho preso un piccolo esempio, questo in realtà sulla sinistra è un dato che abbiamo acquisito nel passato con il sensore aerotrasportato MIVIS, siamo sempre su Stromboli, abbiamo sviluppato proprio agli NGV questo tipo di algoritmi che permettono di misurare proprio la concentrazione dell'anidride carbonica emessa dal vulcano rispetto alla concentrazione atmosferica. A destra vedete uno spettro di prisma dove possiamo vedere che è ben presente, dove c'è quella linea verde, l'assorbimento della CO2. Quindi dovremmo essere in grado di poter fare questo tipo di misura. Alla fine vi faccio vedere invece quello che nel post di un'eruzione è molto importante, cioè andare a capire come si è impostata la colata lavica anche rispetto alle precedenti. Qua abbiamo una serie di immagini, prisma è come a 30 metri, è quello che si vede essenzialmente sulla sinistra, una integrazione con il dato pancromatico a 5 metri, che sono immagini andando verso destra, permette di vedere il dettaglio, per esempio, di una colata. Da lì poi si può fare una vera e propria classificazione. Rispetto all'utilizzo di un dato ottico, ad esempio RGB, insomma i classici satelliti che volano e più o meno hanno le tre bande più l'infrarosso, ora o magari anche Sentinel 2, in cosa Prisma può fornire ulteriori informazioni che non saremo in grado di apprezzare da satellite con gli altri? Sicuramente adesso dipende naturalmente dalla composizione superficiale, ma vi faccio proprio su questo, ti rispondo con l'ultima slide. Qua ci troviamo non in una zona vulcanica, ma in una zona con suoli, con argille, con altri materiali. Ci permette proprio di fare qualcosa che gli altri sensori non possono fare, cioè ci permette di andare a verificare sia la presenza ma anche la quantità di minerali specifici. In questo caso, questo è il famoso sito ed è un'immagine prisma, guardate, bellissima, devo dire, ha una risoluzione anche di precisione, di focalizzazione dell'immagine molto elevata, è stata acquisita appunto su questo sito che sta negli Stati Uniti. Questa è un'immagine di componenti principali e già vedete soltanto da questa analisi quanti dettagli della composizione ci sono. A destra, andando a vedere dei pixel sopra questa immagine, andando a vedere tutto lo spettro, si vede quel grafico che vedete appunto in alto a destra, che vi dice che tipo di minerale è? Questo lo possono fare solamente i sensori spettrali perché fanno l'analisi spettroscopica. Spettacolare, Quindi questo spettacolare. è veramente una informazione che è possibile solo con i dati iperspettrali. Va bene, Fabrizia, penso tu abbia completato la panoramica, insomma, delle varie belle fotografie, ma comunque dense di informazioni e, come dicevo prima, non soltanto foto. E veramente ti ringrazio per questo colloquio. Ringrazio tutti quelli che guarderanno il video. Pertanto vi do appuntamento al prossimo Web Café che questa volta avverrà in una forma nuova, ci sarà una novità. Speriamo di portare tutti i relatori al tavolo dal vivo e voi potrete fare delle domande in maniera interattiva. La data è il 5 novembre, alle 3 del pomeriggio. Vi ricordo la possibilità di scaricare il software Earthbit. Per la consultazione, software gratuito per la consultazione di tutti i dati di Prisma che potrete scaricare dal portale dei dati. Il link per lo scarico è distribuito a tutti quelli che sono iscritti alla newsletter e potete chiedere anche come poter utilizzare il plugin Erdas di Erdas Imagine, sempre per la consultazione dei dati di Prisma e qui vi basta mandare un'email a hexagon@planetech.it. Ancora grazie Fabrizia e Ecco a voi. arrivederci alla prossima. Arrivederci a tutti, grazie.